Buonasera, benvenuti a 8:30 sabato. Buonasera, benvenuto Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale. Buonasera Lina Palmerini, notista del Sole 24 Ore. Professor Cassese, le vorrei chiedere subito, siccome lei da poche settimane non è più giudice della Corte, della Consulta della Corte Costituzionale, no? Dopo che c'è stato per 9 anni, è un sollievo per lei oppure ha già nostalgia? Guardi, da un lato sono contento di aver fatto quel mestiere, dall'altro sono felice di poter esprimere liberamente la mia opinione. Lei ha capito da questo qual è il senso. Quello è qualcosa come un collegio o un convento. Questa invece è un'attività libera, insomma, quindi c'è un fatto di liberazione. In Italia non c'è la dissenting opinion come nella Corte Suprema americana e quindi i giudici sono un po' costretti, diciamo. Ecco, e io l'avevo già deciso prima che ne avrei approfittato, ovviamente, perché stavo per dire che una cosa che sicuramente è cambiata è che lei adesso può esprimere la sua opinione su tutto, liberamente. Su quasi tutto. Sì, subito dopo la pubblicità. Allora, professor Cassese, visto che dopo 9 anni di giudice alla Consulta, alla Corte Costituzionale, lei adesso è un libero cittadino, nel senso che può esprimere l'opinione su qualsiasi cosa, io ne approfitto e le chiedo subito qualche cosa su Grillo. Che cosa pensa del Grillo politico e della cosiddetta democrazia della rete? Guardi, che ci sia un processo di destrutturazione della politica oggi è abbastanza chiaro. I partiti liquidi, no? In qualche modo i partiti erano prima dei movimenti, poi sono diventati delle organizzazioni, delle strutture permanenti. Adesso c'è una sorta di liquefazione con un ribellismo che raccoglie una parte dell'elettorato. Ma Grillo si è liquefatto, secondo lei? Grillo necessariamente, direi, perché il ribellismo per ribellismo, capisce, finisce rapidamente, insomma. È un po' come il brigantaggio subito dopo l'Unità d'Italia, capisce? È durato 4-5 anni ed è poi subito terminato. Sono fenomeni di ribellismo che ritornano nella storia italiana e che poi riconfluiscono nei grandi movimenti politici. La cosa importante è che i movimenti politici stanno cambiando, perché ormai i partiti, vede il rapporto tra iscritti ed elettori, gli elettori dei partiti crescono e gli iscritti diminuiscono, e che vuol dire che i partiti diventano organizzazioni di seguiti elettorali. Su questo torneremo, però le vorrei chiedere sulla cosiddetta democrazia della rete. Ecco, io la democrazia della rete è uno dei modi con cui si può arricchire la democrazia partecipativa. Però questo non vuol dire che deve sostituire la democrazia partecipativa. La democrazia di cui noi parliamo, Aristotele non avrebbe mai detto che questa è democrazia. È un'aristocrazia corretta da ripetute elezioni. Noi deleghiamo a qualcuno il compito di decidere. E possiamo integrare questa delega con qualche altra cosa. Una, la democrazia partecipativa invece di quella rappresentativa, un'altra è la democrazia della rete, ma non sono dei sostituti, sono degli integratori. Mentre invece Grillo su questo ha un'opinione naturalmente un po' diversa. Lina Palmerini, la tua rubrica che adesso curi da ormai qualche settimana si chiama Politica 2.0, no? Su Sole 24 Ore. Questa è una citazione presa in prestito da Grillo? No, anche perché in queste ore parlare di Grillo non porta benissimo. Io non mi sento ancora stanchina e spero che non mi sostituiscano con un direttorio di 5, quindi no, comunque la risposta no. E tu pensi che la spinta propulsiva di Grillo si sia esaurita?
Sì, io sono d'accordo con quello che diceva il professore a proposito del ribellismo. Secondo me lì c'è stato un fraintendimento rispetto al mandato che gli elettori avevano dato a Grillo. Cioè Grillo ha rischiato di vincere nel 2013, per poco. Quindi la spinta degli elettori era ad entrare nel gioco politico, non a starne fuori e continuare col ribellismo di piazza. E questo un po' è stato il tradimento, diciamo, del mandato avuto dall'elettorato. Non è entrato nel gioco politico, non si è comportato, diciamo, come soggetto istituzionale, e quindi penso che da lì ci sia stato una progressiva disaffezione. Non si fa politica soltanto con i rimborsi spese o appunto con le espulsioni. Bisogna poi intervenire, anche perché lui ha preso voti da diverse categorie sociali, dai disoccupati, dagli insegnanti, dai piccoli imprenditori del nord-est, ci ricordiamo il caso appunto. Quindi penso che lì sia mancata una risposta politica. Adesso vediamo in queste ore cosa succederà, se davvero c'è una svolta anche nella gestione del partito, del programma. Dovremo aspettare per capire bene cosa succede lì. Professor Cassese, invece l'alta astensione elettorale, che segnale è per la politica, secondo lei? Beh, è un segnale molto brutto, perché naturalmente diminuisce il seguito e l'appoggio elettorale del Paese. Dobbiamo però renderci conto che la diminuzione dei partecipanti al voto in Italia rende l'Italia simile ad altri Paesi. Non dimentichiamoci che noi siamo partiti da livelli altissimi. Nel secondo dopoguerra noi abbiamo avuto partecipazione al voto del 90% e così via. In molti altri paesi, nelle democrazie mature, il numero dei partecipanti al voto è inferiore, insomma. Quindi questo ci colpisce di più. In questo momento, in un momento di crisi, specialmente l'astensione dal voto è un segnale di sfiducia. Lei ha capito che vantaggi trae Renzi da questo continuo scontro con i sindacati? Io penso che lui abbia il disegno di segnalare che i sindacati non sono più parte del sistema politico, semplicemente, e differenziarsi da quello che è stato per tanto tempo il sancta sanctorum dell'Italia. Io ritengo... Se non sono però più parte del sistema politico, per i sindacati, se fosse così fosse, sarebbe cosa gravissima, no? Sarebbe una cosa grave, ma un po' l'hanno voluto. Secondo me i sindacati sono diventati una forza molto corporativa, alla difesa molto inserita nei gangli dello Stato e sempre in difesa di interessi di conservazione, sostanzialmente. Hanno fatto perdere importanza al problema del lavoro. Oggi il problema del lavoro è un problema fondamentale e per colpa dei sindacati non è in primo piano. Lina, è un'idea che puoi condividere? Diciamo, tu lavori per il giornale degli imprenditori, che hanno in parte idee simili sia quelle del professor Cassese che quelle di Renzi, anche se poi governare un'azienda senza i sindacati è quasi impossibile, no? Sì, certo, però è vero l'aspetto di una difesa conservatrice degli interessi. Le battaglie più forti dei sindacati sono state battaglie, per esempio, sulle pensioni, e sappiamo che il peso degli iscritti nelle confederazioni è fortemente un peso dei pensionati. Quindi delle volte anche a scapito, diciamo, delle ragioni di finanza pubblica, perché riforme delle pensioni sono state necessarie a più riprese, proprio perché non si è avuto il coraggio sin dall'inizio di fare una riforma seria, quindi c'è stato sempre un ritocco. Ma perché non si dovrebbero difendere i pensionati, viene da chiedere? Perché il sindacato si pone non come soggetto che difende degli interessi, ma la concertazione ha dato una soggettività al sindacato che è di rappresentanza anche di interessi più generali. Il salto che fu fatto proprio negli anni in cui il professore era al governo con Ciampi, cioè la concertazione, c'era stato uno scambio, diciamo, tra politica dei redditi e anche soggettività politica del sindacato, che è stata poi male interpretata dal mio punto di vista, perché invece si è ridotta a una difesa di interessi particolari. Quindi, professore, sostanzialmente Renzi sta facendo bene nel, diciamo, voler ridimensionare
il ruolo del sindacato nella politica? Secondo me molto bene, perché la politica fatta nel Parlamento e a Palazzo Chigi deve differenziarsi dalla posizione dei sindacati. Io sono complessivamente, come dire, aderisco a questo indirizzo politico. E complessivamente le piace Renzi? Beh, piacere. La convince? Pensa che insomma sia l'uomo che può produrre almeno alcuni dei cambiamenti di cui l'Italia ha urgentemente bisogno? Si sta muovendo molto bene sotto due profili essenziali. Il primo, sta cercando di allargare la base del partito dal quale prende le mosse, abbattendo i muri che lo proteggevano, ma che nello stesso tempo ne sono la prigione. E questo è un fatto molto positivo, perché si sostituisce la guerra di posizione con la guerra di movimento. L'elettorato diventa, come dire, più aperto in qualche modo. Questo è il primo aspetto. E il secondo aspetto è, diciamo, rifare l'Italia era il titolo di un articolo, di un famoso discorso di Filippo Turati, il grande socialista in Parlamento agli inizi, all'epoca giolittiana, agli inizi dell'altro secolo, ecco. Lui sta tentando di rifare l'Italia e mi sembra un proposito molto positivo, da accogliere con piacere. Ce la può fare Lina Palmerini, perché in realtà c'è chi dice che per ora, no, tanti annunci, tante promesse, ma poche cose concrete. Ma adesso è assolutamente prematuro dirlo, tra l'altro è di queste ore il dato sulla disoccupazione che non è un dato positivo, anzi c'è un aumento della disoccupazione, siamo ancora in recessione, quindi è una scommessa che si sposta l'anno prossimo. Non mi convince per il momento la sua diciamo, azione, il suo comportamento in Europa, perché la cessione di sovranità c'è stata e quindi credo che in questo momento bisogna dirlo con chiarezza e onestamente agli elettori e ai cittadini. Anche la riforma del lavoro di cui si discute in questi giorni è una riforma che deriva direttamente dalle sollecitazioni di Bruxelles e di Francoforte. Quindi bisogna, diciamo, bisogna che lui chiarisca meglio questo aspetto del come si sta in Europa. Quindi anche il rapporto con Bruxelles non deve essere un rapporto esclusivamente di botta e risposta di burocrati e dall'altra parte, insomma, tentativo di far politica. Chi sta facendo politica in questo momento è Draghi, che sta mettendo sul tavolo dell'Europa una proposta politica prima della decisione sull'acquisto di titoli di Stato, che non sapremo se ci sarà o no. Però lui sta mettendo sul tavolo dell'Europa la proposta politica di un maggior coordinamento sulle riforme e sulla politica di bilancio. Io penso anche perché sennò viene inficiata la bontà delle sue politiche, di Draghi e della Banca Centrale Europea. Esattamente, no? C'è una proposta politica pronta sul tavolo, forse Renzi dovrebbe diciamo anche elevare un po' lo standing della sua premiership, anche concentrandosi più sull'Europa in modo più serio, più compiuto. Lei è d'accordo, professor Cassese? E torno alla domanda precedente che avevo fatto a Lina Palmerini. Siccome lei sostiene, no, che i governi danno la precedenza all'annuncio piuttosto che alla realizzazione, questo vale anche per il governo Renzi? Non lo possiamo ancora dire, perché è da troppo poco tempo Presidente del Consiglio dei Ministri e quindi per ora possiamo solamente valutare i governi precedenti. Quello che possiamo dire è che la macchina dell'esecuzione, la macchina della realizzazione non è ancora completa. Scherzosamente dico sempre che nel giudicare i governi non bisogna mai valutare i numeri 1 e 2, ma valutare i numeri 3, 4 e 5. Ecco. E quindi, se e questo quindi lo applichiamo al governo tutta Renzi, la struttura che sta intorno ai governi in senso proprio, cioè ai ministri, perché sono loro i meccanismi di trasmissione. Se lei calcola che poi questi meccanismi di trasmissione debbono dare degli impulsi ad una macchina burocratica che è largamente obsoleta nelle procedure e nella formazione delle persone, si rende conto che
il mezzo di trasmissione è assolutamente fondamentale. Ma i ministri del governo Renzi non sembrano avere troppa visibilità, no? C'è chi dice anche che in fondo la sua squadra di governo è piuttosto debole, che lui è un fuoriclasse, ma che si è circondato di persone non abbastanza capaci. No, io penso che quello che lui sta facendo sia di rafforzare il ruolo di Palazzo Chigi rispetto agli altri ministeri. E questo è un fatto positivo, perché la configurazione che c'è stata finora dei governi, in cui il Presidente del Consiglio è solo un primus inter pares, no? Cioè è un ministro come gli altri in fondo, come dire, non è soddisfacente oramai più. Pensi un po' soltanto a questo aspetto. È il Presidente del Consiglio dei Ministri che va continuamente in giro per il mondo, no? Ecco, eppure lui, quando sta al tavolo del Consiglio dei Ministri, potrebbe essere messo in minoranza. Lo conosce personalmente Renzi, immagino, no? Sì. C'è del feeling, come si suol dire, tra di voi? Questo lo chiedo a lui. E da parte sua nei suoi confronti? Guardi, io ritengo che gli innovatori oggi vanno aiutati. E l'idea di una persona che va al governo e che nomina metà dei ministri donne è un fatto positivo. Oh là, io sono molto d'accordo con lei su questo. L'unica obiezione è se si fanno aiutare, perché insomma di questo si è parlato molto spesso di Renzi, che in realtà voglia fare tutto da solo e non voglia farsi aiutare, ed è anche questa la ragione di aver scelto una squadra di, diciamo, secondo profilo, che non rende poi soprattutto alcuni ministri autonomi rispetto a Palazzo Chigi. Forse questo è un punto di debolezza. Ma guardi, a me risulta che i consigli dei ministri, diciamo, innanzitutto si svolgono abbastanza regolarmente e hanno un andamento abbastanza collegiale. Lei sa che i consigli dei ministri sono stati molto diversi, ci sono stati consigli dei ministri in cui i ministri facevano quello che volevano e altri consigli dei ministri in cui c'era solo il presidente del consiglio dei ministri che faceva tutto. Quindi noi abbiamo le più... così, più diverse esperienze nel corso della nostra storia passata. Quindi, insomma... Quindi sta nella media, insomma. Sta nella media. Adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché è bene conoscere meglio il professor Cassese, anche per una ragione specifica, che ci spiega il punto. Un paio di secoli fa Stendhal scriveva che in Italia l'attività preferita dai governanti è trovare delle deroghe alle regole. Dunque ha origini antiche quella giuridicità debole su cui Sabino Cassese ha molto indagato. Nella sua Storia dello Stato, pubblicata qualche mese fa con il titolo Governare gli italiani, Cassese ha definito alegalità legale la situazione a tutti ben nota per cui a uno stesso caso sono applicabili molte norme diverse, il che rende possibile ogni forma di negoziazione legittima e illegittima tra cittadino e Stato. Non a caso Giovanni Giolitti sosteneva che le leggi si applicano ai nemici e si interpretano per gli amici. Norme speciali, norme prevalenti, norme ordinarie e norme straordinarie, norme eccezionali e norme derogatorie, integrazioni, modifiche, aggiornamenti, decreti delegati, regolamenti. Di tutto questo è fatto lo stato di alegalità legale, che si avvale anche, scrive Cassese, dell'imperfezione delle leggi, della trascuranza nell'eseguirle e della destrezza nell'eluderle. Qui, più che nel carattere litigioso degli italiani e nelle ferie dei magistrati, sembra esserci dunque la spiegazione della sovrabbondanza di processi che pesa sul nostro sistema giudiziario fino a soffocarlo. Cassese è tra gli studiosi che meglio hanno saputo spiegare le ragioni storiche e politiche che in Italia rendono debole lo Stato. Lo ha fatto all'università, con i libri e anche con l'attività giornalistica, a cui ora si può dedicare più liberamente dopo aver concluso il mandato di giudice costituzionale. Nel 2013, quando era ancora alla Consulta, Cassese fu chiamato a decidere sul conflitto d'attribuzione sollevato da Silvio Berlusconi nei confronti del Tribunale di Milano. Diede torto a Berlusconi, che poi a Milano fu condannato per frode fiscale. Ma Cassese è anche colui che di recente ha denunciato la grigia miopia della giustizia e la pretesa dei magistrati di voler giudicare la storia. C'è anche il nome di Cassese, tra quelli su cui potrebbe crearsi un'ampia maggioranza quando si tratterà di scegliere il successore di Napolitano.
Professor Cassese, lei pensa che Renzi e Berlusconi abbiano parlato di lei nei colloqui sul Quirinale? Io non so nulla di tutto questo. Ma è sciocco che io le chieda se le piacerebbe fare il Presidente della Repubblica, ma diciamo, ci pensa qualche volta? C'è un motto francese che suona più o meno così, che le cariche pubbliche non si sollecitano e non si rifiutano. E poi tradurre Lina, Cassese può essere il nome giusto per il posto napoletano? Mi sembra un'ottima risposta, non voglio tirarlo dentro il toto candidati, per carità, però mi pare che tra poco, magari insomma, quando comincerà, entrerà nel vivo questa partita che mi sembra già molto vivace, anche perché mancano poche settimane dalle possibili dimissioni del Capo dello Stato, almeno sarà a fine anno, quindi insomma, e mi pare anche che da Palazzo Chigi si solleciti anche con così notizie su un'anticipazione di queste dimissioni addirittura a metà dicembre. Mi pare sia un tentativo del Premier di sollecitare un dibattito, che si sfoghi molto il dibattito anche prima della seduta delle Camere per la votazione. Quindi mi pare che voglia vedere quali sono gli schieramenti in campo, quali sono i candidati, chi sponsorizza chi, quindi... Però teniamo anche, fuori... Anche perché, secondo la Costituzione, tutti gli uomini e le donne che abbiano più di 50 anni, se hanno diritti civili e politici, hanno la possibilità di accedere a questa carica pubblica. E ci sono tante persone che, secondo me, hanno delle qualità in Italia per fare il Presidente della Repubblica. Dipende da quale metodo si sceglie, se è un metodo di ampia condivisione, quindi sì, che tenga la maggioranza e anche parte dell'opposizione, certo. Dipende se appunto si vuole scegliere una figura politica, una figura più di garanzia. Certo. Mi pare che Renzi, proprio alla Leopolda, sono stata molto attenta sul passaggio del Quirinale, e ha detto sceglieremo una figura di garanzia, quindi... Non fa immaginare una persona di parte o che sia stata dentro il gioco politico. Ma lei, quando dice ci sono tante persone che potrebbero fare il Presidente della Repubblica dopo Napolitano, avrebbe qualche nome in testa che non ce lo direbbe no, mai? No, io non avanzo candidature, anche perché sarebbero non candidature lei, no. Destinate non facciamo a terminare subito. No, però sono convinto che in Italia ci siano decine e decine di persone che potrebbero svolgere un ruolo di Presidente della Repubblica, anche reinterpretando questo ruolo, sa, perché il Presidente della Repubblica è una figura definita a larghi tratti dalla Costituzione, ma poi ogni Presidente della Repubblica ha avuto una sua cifra, un suo modo, certo, di fare il Presidente della Repubblica. La cifra di Giorgio Napolitano qual è stata in questa sua presidenza? Un garante delle regole, cioè una persona attentissima al rispetto di tutte le regole del gioco, un arbitro pronto a guardare da tutte le parti sul campo. Ecco, questa è stata la cifra fondamentale dell'eccellente presidenza di Giorgio Napolitano. Sì, se posso aggiungere, anche un garante della stabilità politica e finanziaria, cioè lui si è trovato nel mezzo di una crisi finanziaria fortissima nel 2011, quindi mi pare sia stato anche un garante dell'Italia rispetto all'Europa, e penso che adesso l'interesse dell'Europa a questa elezione del Capo dello Stato sia molto forte, perché per 7 anni diciamo che è l'unica carica che in Italia dura così tanto, perché i Presidenti del Consiglio cambiano molto spesso, mentre il Capo dello Stato resta lì per 7 anni e in qualche modo diventa anche... Gli garantiamo un minimo di stabilità anche all'estero. Senta, professor Cassese, secondo lei il patto del Nazareno è un'anomalia o fa parte del gioco democratico? Non fa parte del gioco democratico, insomma, le forze politiche, la parola Parlamento deriva dal fatto che si parla, no? Ecco, e quello è un luogo nel quale ci si deve mettere d'accordo, insomma, e quindi mi pare che sia un fatto assolutamente fisiologico, no? D'altra parte ce ne sono stati accordi e patti tra partiti in passato, ma se lei pensa che ci sono governi come quello tedesco che sono
basati su patti che sono di centinaia di pagine, va bene. Sì, quando prima di varare una grossa coalizione in Germania discutono, lavorano, scrivono, perché loro sono molto meticolosi e minuziosi. Li rendono pubblici però, no, i loro accordi. Quello che viene imputato a Renzi nel patto del Nazareno è che però non c'è niente di scritto, non si è visto niente. Ma perché non siamo abbastanza abituati a questo metodo? E questo è il fatto, che noi siamo come dire, quelli che arrivano per ultimi. È un metodo che bisognerebbe seguire. No, sono d'accordo sul metodo, però credo che l'anomalia sia nel fatto che insomma, questo patto del Nazareno si tenga su delle figure, ecco, sul Silvio Berlusconi, ma non c'è un partito dietro. Cioè, il problema oggi del patto del Nazareno è quanto tenga rispetto al partito, rispetto a Forza Italia, che in questo momento è in uno sbando totale. Quindi la malizia sul patto del Nazareno e gli interessi specifici di Silvio Berlusconi sta su questo punto, sul fatto che non si sta occupando tanto del partito quanto di tenere questo patto del Nazareno. Quindi mi pare che il punto sia un po' quello, non avere dietro un partito. E c'è chi lo critica dicendo che in realtà fa più gli interessi propri suoi e delle sue aziende come che non quelli, sempre quasi del successo. Sì, professor Cassese, allora, lei è stato 9 anni giudice della Corte Costituzionale, no? Quando Berlusconi era l'apice del suo potere e sosteneva che voi foste un pericoloso contropotere controllato dalla sinistra. Come ha vissuto quelle accuse e come vede Berlusconi oggi? Io quelle accuse le ho sempre storicizzate, nel senso che sono le accuse fatte da delle critiche legittime, fatte da un leader politico, che sono state precedute da altre. Franklin Delano Roosevelt, cioè uno dei più grandi presidenti degli Stati Uniti d'America, diceva più o meno le stesse cose nei confronti della Corte Suprema, e anzi cercò di prendere anche delle misure contro la Corte Suprema. Quindi questa tensione tra mondo della politica e corti costituzionali è quasi un fatto fisiologico. Quindi tutto sommato le l'unica cosa che normali. Mi sono sempre chiesta è come avesse fatto a fare i conti dicendo che c'erano 11 pericolosi comunisti alla Consulta. Ecco, il numero 11. Che non le torna. Numero 11. Secondo lei che conti ha fatto per Non Berlusconi? Lo so, glielo vorrei chiedere. Senta, e oggi come lo vede Berlusconi? Come diceva poco fa Dino Palmerini, è uno dei soggetti di questo patto e però deve fare a sua volta un patto all'interno della sua corrente, insomma. Lui è stato un protagonista importante della storia politica italiana perché è stato uno dei primi che ha, come dire, destrutturato la forma partito. Fino a lui c'erano il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito della Democrazia Cristiana. Lui ha creato i partiti come strutture mobili, per così dire. Adesso deve pagare i costi di questo, insomma, perché dietro non c'ha una struttura. Insomma. Ma secondo lei Berlusconi politico è finito? Non farei delle previsioni. Preferisce non fare previsioni? No, che non farei delle previsioni. Penso che sia corretto non cercare di fare delle previsioni. Grazie professor Cassese. Ricordo il suo ultimo libro, Governare gli italiani, storia dello Stato, un titolo, come dire, che impegnativo. Molto impegnativo, edito dal Mulino. Grazie Lina Palmerini, grazie spettatori e noi ci vediamo come sempre 8:30 lunedì. Buona domenica a tutti.